voglio rispondere alla domanda che riguarda l'eventuale mio impegno politico, però non voglio eludere completamente la domanda. Non sono d'accordo con chi pensa che l'esperienza di un magistrato non possa essere utile alla politica. E se diciamo, e io l'ho detto perché lo penso, che la politica si deve riappropriare delle sue prerogative di primo baluardo contro la mafia e contro la corruzione, contro ogni sistema criminale, non possiamo pensare che in certi casi l'impegno politico non possa rappresentare per un magistrato, in certi settori e a certe condizioni, una linea ideale di prosecuzione del suo impegno in toga. Ma penso che una scelta di questo tipo debba essere una scelta eventualmente fatta in maniera definitiva ed irreversibile. Io credo che i magistrati spesso non hanno le caratteristiche adatte per fare politica, ma il tema vero è che ovviamente non si può impedire a un magistrato di fare politica. Il punto vero è evitare che poi quando tornino possano mettere in discussione l'immagine e l'imparzialità. Un Parlamento che impedisse a un magistrato di fare politica sarebbe un Parlamento, diciamo, certamente non rispettoso delle regole di parità di trattamento. Poi se siano bravi o no, tutti ci possiamo fare un'idea.